cazzi, buongiorno! Come andiamo? Io ringrazio Rike Director, che sono 5 anni e un mese che sono iscritto a questo canale, e anche se non riesco a guardarlo sempre, è una delle pochissime cose che guardo. Oh, e lo faccio con piacere, grazie Gatto per l'intrattenimento, grazie Gabriele e Q per esserci sempre. Oh, che belle persone, che belle parole, grazie mille Rick, grazie mille. Buongiorno. Come andiamo stamattina? Alti e bassi, mi sono sentito un po' una chiavica stamattina. Mi sono svegliato che proprio tutto lo stomaco gonfio, le robe. Probabilmente sono un po' stressato perché c'è stato, vabbè, il calo delle sabato, quello è normale. Però ho visto anche un calo dei numeri che non mi aspettavo, effettivamente mi ha preso un po' in contropiede. Probabilmente è stato quello. Però sono felice perché stamattina sono riuscito a prenotare 2 esami su 3. Di quelli che dovevo prenotare. Perché non ho prenotato il terzo? Perché la prima data disponibile per quell'esame lì è il 26 e io ho un limite di 10 giorni, quindi non posso prenotare oltre i 10 giorni. Devo richiamare sabato. Vabbè. A questo proposito, vi avviso già, poi dopo vi avviserò prossimamente, il 20, che non mi ricordo più che cazzo di giorno è, mercoledì prossimo potrei arrivare in live in ritardo, anzi sicuramente, perché ho gli esami del sangue alle 8:30. A me lo potrei rientro l'anno, per me degli esami ho detto 2023, Mamma mia. Beh, prima te li fanno lo stesso, il cazzo. No, sono visite specialistiche, non te li fanno. Vai lì e ti sparano in faccia se ci vai. Esatto, sabato è 16 e quindi 26 saranno 10 giorni. Sabato richiamo. Mi hanno messo in lista d'attesa. Tanto c'è, io dal sito io vedo che il 26 hanno 2 posti liberi, però non posso prenotare, devo aspettare. Ho dovuto fare ecografia da privati a novembre, dal fascicolo sanitario l'avrei fatta il mese prossimo. Guarda. Andrei dal privato, però in questo momento ho altre spese, devo essere sincero, ho altre spese e poi non ci ho capito un cazzo. Ci ho provato a guardare, però non ci ho capito un cazzo. Ho detto, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo per i canali ufficiali che si fa prima. A capire. Che poi già è stato un misto lì. Comunque, cari subscriber, su Discord vi ho dato un'anteprimina del video di martedì prossimo. Voi siete pazzi, qui in Svizzera il mio medico che mi prende gli appuntamenti entro una settimana o due li si fa. Ho capito, Nietzsche, beato te, che ti devo dire. A noi mi ha dato l'impegnativa e ha detto prenota. Io non sapevo come fare, ho fatto 1000 robe. Ho speso 300 euro, non fare cazzate. No, ma... Anche perché è diversa roba quella che devo fare io, quindi... Mi partirebbero diversi soldi. Già così devo comunque pagare poco, però devo... devo comunque farlo. Aspetta che te lo dico. 20,50 euro. Vabbè, il ticket, niente di eccezionale. Però 20,50 euro ci sta. 200 magari no. Ecco. Quale analisi del sangue le fa per primo chi arriva in laboratorio? Ma io non devo fare solo le analisi del sangue, eh. Cioè, le analisi del sangue sono quelle che faccio appunto alle 8:30, prenotato il 20. Però credo che comunque chi arriva prima fa prima. Se tu vai lì prima, infatti magari mi presento lì un po' prima e speriamo che la cosa vada in porto. Così magari per le 9 riesco ad essere in live, 9, 9 e mezza, quello che è. Gli altri no, ma tanto gli altri sono ad altri orari, quindi a posto. Da noi l'accesso libero per esame di sangue dopo... Ah, giusto, c'è il Covid, è vero, mi ero dimenticato. E allora molto probabilmente saranno scaglionati anche quelli.
Mamma mia, credi. Comunque, il 20 esami sangue e urine, e dopo gli altri esami saranno il... Boh, non mi ricordo. Il 22, e poi dopo in teoria il 26. Adesso vediamo. Grazie Ricky per la sub regalata. In teoria il 26, adesso vediamo, devo aspettare dopodomani per prenotare. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Per questo esame per controllo generico e qualche malore che vuoi tenere a bada? Non si sa, intanto stiamo andando a controllare. Non voglio iniziare a raccontarvi o dirvi prima di avere cose certe, perché dopo lo so che vi impanicate, vi agitate, vi stressate come me, e allora evitiamo di dire. Farò degli esami, poi dopo a risultati ottenuti ne riparliamo, se avete piacere di saperne di più. Non hanno attivato i sottotitoli in diretta? Io li ho attivati i sottotitoli in diretta. Eh sì, Knembitz, so bene come si pisce in un barattolo. Ma che ci preoccupiamo pure così? Vabbè, ma meno. Grazie, Luke. E quindi vediamo, non faccio esami del sangue da una vita. Quindi adesso mi fanno un bel controllino. Vedere un po' di tutto qua. E anche l'esame delle urine completo c'è scritto. Pensa se ne facciano a metà, guardano un pochino meno. Che schifo che Lembitz. Però vediamo, dai, in 15 giorni si spera di avere tutte le informazioni del caso. Tanto l'esame del sangue quanto ti danno il responso? In 3 giorni massimo. Il resto non lo so, il resto non lo so quanto ci vorrà. Hanno pacciato i CAI? Molto bene. Sono contento di averlo finito. Sta merda! Eccoci. Oh, stasera relax, eh? Stasera relax. So che magari non sarà una roba che farà grandi numeri, però stasera esagoni, tra l'altro, stasera. Stasera esagoni di relax. Ma ne parliamo stasera. Esagoni, esagoni, relax però. Paura, non sentivo un cazzo. Mi devo spostare di sotto con questo, vero? Con Epic CF devo star giù. Oh, ah, giusto. Bastardi. Lo so, Gabriel, però tranquillo, sono relax. Sbaglio, l'audio è un po' più alto del solito. Boh, adesso vediamo. Guarda che è lo stesso Ricky, solo che l'embargo non è il 28 in realtà. È il 28 per il nuovo contenuto, ma il gioco è già uscito. Il gioco è uscito a marzo. È lo stesso, è lo stesso. Prova a vedere bene, scusami. Vediamo, eh. Che silenzio. Allora, ieri. Eccolo qua. Full release 28 aprile, dice. Però il gioco. Episode 3 if you call the cover during the full release.
Allora, se tu vuoi mettere la versione della full release, loro ti danno la password, Ricky. Ti danno la password per ottenere e sbloccare tutto quanto. Però se tu non la metti, il gioco è già uscito. Non faccio l'early io. Cioè, faccio l'early, ma non l'early di quello che sarà. Bravissimo, Gabriel. Bravissimo. Allora, ristorante. Oggi si apre il ristorante. C'ho un pasto da dare a sta creatura? Toh, mangiati il legno. Grazie, Luke Sparrow, per le 5 sub. Ringraziate tutti, Luke. Riccardo, dai una cospicua bacio al signore. Che paura. Riccardo, dai una cospicua bacio al signore. Eccoci qui. Riccardo, dai una cospicua bacio al signore. L'inventore può vedere i piatti preparati. Beh, certo. Qui ci sono le upgrade. Al menù? Riccardo, dai una cospicua bacio al signore. Quindi devo creare un piatto e metterlo nel menu. Fico. Poi qui che c'è? Riccardo, dai una cospicua mancia. Ok. Qui si cucina, immagino. Oh. C'è il WC. Posso fare la cacca? Ah no, ci si cambia i vestiti. Staff. Prestigio, ok. Che c'è qui? No, dai, non si può usare, che fastidio. E qui c'è la sala da pranzo. Sì, all'allarme di un'auto. Più, 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 più. Non pensavo potessi entrare qui. Beh, abbiamo anche un sacchetto pieno di soldi. L'edificio in parte è scavato nella roccia. Il ristorante ha del potenziale, ma necessita di grossi investimenti. Ti ho fornito le basi, ma non mi sento di dirti altro. Non farò dei debiti per finanziare la tua attività. Ok. Per prima cosa dovremmo trovare il nome migliore di questo posto. Bicornio. Ok. Nome potente. Dichiarazione di intenti. Come il trascendente. Importante il trascendente. Il ristorante migliore della città, gestito dai fratelli bacchettanti. Cuciniamo usando la magia che porta il cibo. Ah. O l'Immacolato, gestito dal chef maestro Nirian. Il suo maggior motivo di vanto è la perfezione contaminata delle sue tradizioni millenarie. Nome che definisca quello che facciamo qui. Zestorante, santi Dio. Non lo leggo questo. Non lo leggo questo. Certo. 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 La tana dell'idiota. Perfetto. Perfetto. No, oggetto curioso. Oh, mi ha dato ok. Ok. Costruiamo almeno due tavoli per i clienti e un piatto nel menù vicino all'entrata. Ok. Per costruire il tavolo, se si togliesse sta scritta del cazzo, eccolo qua. Tre di legno di quello buono. Ma cosa vuol dire cucina? Noi ce l'abbiamo già la cucina. Ne devo fare un'altra? Perché già c'è. È questa, no? Vabbè. Vado a raccattare del legno e degli ingredienti anche.
Aspetta, posso usare questo adesso? 50! Ma vaffanculo, no? Sono mica Rockefeller io. Ah, sì, mi ricordo. Call me Greg, grazie per i 2 mesi di una lunga serie. Dage Gas Chano, grazie mille. Si è impalato tutto. Ok. Buongiorno, buongiorno. Allora, la mucca è ancora viva. Ed è, direi che è un bel traguardo. Non ci ha caccato altro latte, però. Mi piacerebbe mettere nel menu la patasma. Graziacci per i 15 mesi. Pronuncia algo. Oh, mi servono riso e carote. Vediamo. Carota, carota. Non riso. Patata, patata e carota. Ho sbagliato. Ma questa è carota sicuramente. Lì. Lì. Benissimo. E patata. Benissimissimo. Bom. Devo creare la patata. Com'è che si faceva? Con questo. Graziacci per i 15 mesi. Con questo. Ok. Cos'è? L'impasto speciale. Da più 7 a sto cazzo. Però non mi è utile in questo momento, no? Facciamo 2 patasme. Che piatti posso fare? Che piatti posso fare per il ristorante? Non sarebbe male magari qualcosa con la carne anche da provare. Dovremmo provare anche della carne. Voglio provare della carne. Proviamo anche del legno. Legno. Legno, carne. Adesso mi invento qualcosa di speciale. Mi invento, non lo so. È che prima devo fare per forza anche la questione del... Metto giù un po' di riso. Allora, vediamo. Vediamo, abbiamo... Con la carne ci stanno bene le uova. E le uova gradiscono che ci sia una patata. Guarda, potrebbe essere. Allora, mettiamo una bella patata. Una bella patata. Che c'ha sempre il suo perché. Poi ci aggiungiamo un bel uovo di gabbiano. E vedi che diventa più interessante la situazione. E oltre all'uovo io ci butto una bella bistecchina. Ok, non il piatto migliore del mondo, magari, ma sembra interessante. Hi, Binge! Gratini, patate, conchiglie saltate in brodo di mucca. Porca puttana, guarda lì che voglia quelle uova. E mi sono svegliato con i conati, con i sensi di vomito. Per dire come mi sono svegliato io. Allora... La patata... E mi sinergizza con del pomodoro. Vai! Pomodorami tutto. Ah, mi fa sempre questo... Sì. Allora, voglio provare altro. Ci butto il fungo. Il fungo ha erbetta e montagna. Erbetta e montagna col pomodoro. Dove è finito il coso? E perché no? Il legno di melo. Mi è sparito un ingrediente.
frittata di funghi e pasta di semi in salsa integrale. Oh. Ma se io faccio riso e basta? Cioè butto riso. Un altro riso. E... ma sì, dai, pomodoro. Viene un risotto al pomodoro, viene. Ma che cazzo ho fatto? Vabbè. Ok, mi sono svuotato le tasche, era quello che volevo ottenere alla fine. Allora. Mettiamo giù. Questo e questo. Andiamo di ascia e ci diamo dentro. I chicchi di patate è una roba strana. Ridire, eccoci qui Gattone. Che si mangia oggi? Un po' di tutto. A pranzo non so cosa mangerò, perché mi sono svegliato veramente che stavo di merda. Anche adesso c'ho un po' di mal di testa. Mi sento un po' storto. Però vabbè, adesso vediamo come evolve. Nella peggiore delle ipotesi muoio, quindi direi che è meglio di così. Non possiamo valutare, ecco. Beva acqua. Dopo, non ho sete. Che passaggio d'orario. Che bini random. No. Tanto siamo sotto Pasqua, tempo 3 giorni e stai meglio. Credo che tu abbia una considerazione troppo alta di me, Gabriel. Apprezzo però, eh. Perché? Perché c'è in testa questo? Chi sono? I The Weeknd? Sono i The Weeknd, giusto? Pensate che questa canzone la ascoltavo quando ero alle terme, per quel weekend lì, perché era appena uscita la versione... com'è che si chiama? Quando la Apple ti fa sentire le robe tutto intorno alla testa. Non mi viene. L'audio spaziale. Scusi, dice spaziale quest'audio. Scusa, quanti cazzo me ne servono? 3. Ammazza. La cucina non ho capito perché dovrei farne un'altra. Cioè, sono costretto? Ma no. Ok. Però lei mi diceva 2 tavoli. Tanto aggiungiamo dei piatti al menù. Ah, ma anche l'aroma conta in questa situazione qui. Ho capito. Allora, mettiamo questo sicuramente. Beh, aggiungiamo di questi, poi vediamo. Perché serve la cucina materiale? Non lo so. No, non è dormire, era l'audio spaziale della Apple. Tra l'altro, se avete un iPhone e delle cuffie buone, vi consiglio di provarlo perché è molto figo. Dolby Atmos per noi nerd. No, è una roba diversa, è il Dolby Atmos. Dolby Atmos è una tecnologia proprio Dolby. L'audio spaziale è, diciamo, la versione della Apple. Dolby Atmos è proprio proprietario loro.
È molto figa. Allora, c'è anche la versione quella dove non... Allora, ci sono due opzioni. Una che tu stai seduto e sei al centro dell'orchestra, senti a destra, senti a sinistra, e come giri la testa modifica la cosa ed è molto bella. L'altra versione invece è che ti rende tutto un po' più armonioso. Il problema è che va a sacrificare la voce spesso e volentieri. Quindi non è sempre performante, dipende dal brano. Dipende dal brano come va o come non va. Ok. Buona. Ok. Bon, vado in letto e domani c'è un altro giorno. Saluto la mia signora che parte. Ciao! Vado, torno oggi pomeriggio, però... Tanto è partita. Come lo attivo questo audio spaziale? Allora, tiri giù la tendina. Tieni premuto sul coso del volume. Però non ho le cuffie su. Con le cuffie devi tenere premuto sul coso del volume. Tonona, che è la gran vacca. Ti si apre sta roba qua. Qua sotto ti vengono fuori le opzioni. Là sotto. Cioè, quando tiri giù la tendina, no? C'è il volume e la luminosità. Tieni premuto quello del volume e ti viene fuori quello. Poi devi avere le cuffie, naturalmente. Fatica a andare fin là. Basta le AirPods normali. Mi sale 2, credo. Adesso però mi stai chiedendo troppo. No, ho sbagliato. Mi sa che servono almeno le AirPods 2, che sono il modello base. Però i 2. Ah, le Pro le 3. Come l'ho detto, scusatemi. Le Pro le 3. Le 2 non lo fanno. Ok. Tanto le 3 mi sembrano... Boh, non lo so. Non mi entusiasmano le 3. Io spero nelle Pro 2 adesso, prossimamente. Mi sono trovato molto bene con le Pro 2, nonostante io non sia un fan delle in-ear, come sapete. Con le Pro comunque mi sono trovato bene perché... Non ve le faccio vedere perché sono sporche di cerume, infatti devo dargli una bella lavata, che mi fanno parecchio schifo. E... non così sporche, però mi fa schifo anche poco cerume a me, fa proprio una roba da. Scusate. Praticamente non hanno il tappino tondo come le vecchie in-ear, ma ce l'hanno un po' ovale, in modo che si adatti meglio all'orecchio. Mi sono trovato è la prima volta con le pro, poi dopo in realtà anche Bose, non so come si pronuncia, fa delle cuffie simili, quindi non è che la Apple si è inventata un cazzo, come al solito. Però mi sono trovato da Dio con le AirPods, perché sono state proprio, per me, la rivoluzione. Le AirPods sono state le prime cuffiette, non dall'audio eccelso, però comunque avevano un buon compromesso tra audio e praticità, le AirPods. Infatti ce ne ho ancora le AirPods 2, eccole qui. Le utilizzo per fare le telefonate quando sono qui. Poi per ascoltare la musica mentre sono fuori uso le Pro perché hanno l'eliminazione del rumore. Le AirPods credo siano state proprio una delle migliori cose che io abbia acquistato lato cuffie. E io, sapete che di cuffie ne ho, cioè, due robe spendo soldi: videocamere e cuffie. Poi chiaro, non arriviamo a questo livello qua neanche con le Pro. Poi ovviamente nel momento in cui devo viaggiare, queste. Poi non sto viaggiando, quindi. Per me tuttora sono inarrivabili, queste qui. Dovreste averle sempre nel mio link di Amazon da qualche parte. È uscito anche il modello nuovo, tra l'altro, di queste qua.
eliminazione del rumore, comode, batteria che dura 30 ore, un audio spettacolare. Le Nurafon hanno, è un'ottima esperienza di utilizzo le Nurafon, però sono gigantesche e scomode da portarsi in giro. Finché sei a casa tua e te lo ascolti, ti fanno quell'effetto piacevole, bello, figo. Però, allora, audiofili, quello che volete voi. Beati voi, però quante volte vi capita di sedervi sul divano e ascoltare la musica senza fare altro? Perché ci sono cuffie da ascolto, cioè nel senso cuffie giganti, straordinarie, con l'audio ottimale che tu ti metti lì col cavo, belle. Però il 90% del tempo io la musica la ascolto fuori, anzi il 99% del tempo, perché la musica a casa praticamente mai. Mettermi con il cavo, cioè, è proprio una roba scomoda, non è una cosa che farei mai. Poi, c'è chi preferisce magari ascoltare la musica piuttosto che guardarsi un film o una serie. Fate bene, non è un giudicarvi. Per me non ha senso spendere 300-400 euro per un paio di cuffie straordinarie che utilizzerei una volta l'anno. Sono sempre stato nel mondo Android, ma qualche mese fa ho regalato le AirPods 3 alla mia ragazza. Devo dire che sono le migliori cuffiette che abbia mai provato. Guarda, le due sono ottime, le 3 non mi hanno convinto particolarmente. Le Pro, ottimo lavoro, a parte il fatto che bisogna pinciare, che quello mi fa schifo. Non pinciare, in quel senso, pinciare nel senso che devi... Ecco. Quello mi ha fatto parecchio schifo, perché per schippare brano devi pizzicare. Ok, e quanti tavoli posso mettere? Due, così. Metto un altro. Ok, ci stanno? Non si vede il gioco, avete ragione. Sempre voler vedere il gioco siete. Quindi io vado sempre sul wireless, perché fuori casa il cavo è morto. Cioè, anche qui mi serve movimento, mi devo alzare, andare in giro. Queste cuffie tra l'altro sono ottime, mi hanno dato grandissime soddisfazioni, sono super soddisfatto di queste cuffie qua, col cambio di batteria e tutto. Chiaro, non sono cuffie per tutti, sono cuffie per fare quello che faccio io e amen. Però il cavo no. Poi quando vai in aereo, in treno, per strada, il cavo che rotto dei coglioni. Ok, confessore, guarda, tutto il tempo è tutto qui. Sono le... Steel Series. C'è qualcuno alla porta? Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Ma è un imbriagone. Secondo me è un giornalista. Eagle, purtroppo per gli orari universitari ormai faccio fatica a seguirla, ma le si vuole sempre bene. Buona Pasqua a te, signore, grazie mille. Si sta bene. Sono io. Gioco di sguardi. Io ripeto, mi sa che a breve i miei AirPods mi abbandoneranno. Sono fortemente deciso se Pro o 3. Ma la cancellazione del rumore servirebbe, dato che in giro sto molto in città e sui mezzi, ma i gommini proprio non li sopporto di nessun tipo. Guarda. Aspetta, non li sopporto di nessun tipo. Quindi, dato che me ne hanno parlato parecchio bene, sarei tentato di rinunciare alla cancellazione e prendere 3. Orsino, io capisco il fastidio per i gommini. Ero come te, poi dopo le ho provate e mi sono trovato bene. Consiglio, vai in un Apple Store e te le fanno provare. Perché tanto comunque devi mettere mano al portafogli. Provale. Ti costa un cazzo. Vai lì, gli dici, vorrei provarle, vedere. Te le fanno provare. E sei tranquillo.
L'audio spaziale con il rilevamento dinamico della testa secondo me è più un divertimento che una vera feature. Ma infatti sono d'accordissimo, Non è... andare giù per strada non ti interessa sentire l'audio che gira, è sempre lo stesso discorso che facevo prima, stai seduto sul divano e ascolti. Aspettatemi un secondo, arrivo. Era la Vodafone. Volevano sapere se funzionava tutto e volevano fare un test della chiavetta per collaudarla. Pensate, addirittura, inaspettato. Va bene. A lui deve aiutare me. Mondo di tiranni e di merda. Allora, i tiranni e gli stronzi. Grazie Saracinesca per i 13 mesi. Allora, non ho mai provato le AirPods Max. Diciamo che quell'oggetto che ho sempre desiderato avere, ma decisamente fuori scala con il prezzo. Se me le trovassi in casa le utilizzerei. Magari anche al posto delle Sennheiser, non lo so. Non so la qualità audio fin dove arriva. Però la cifra alla quale, cioè, sono state poste le AirPods Max, per me è una barriera incredibile. Perché, ok, l'audiofilo, però anche gli audiofili hanno detto: sì, buonissime, però c'è di meglio. C'è di meglio. Allo stesso prezzo, ma trovi ottimo anche a prezzi inferiore. Cioè, quanto vengono adesso le AirPods Max? Perché ce l'ho in lista desideri da sempre. Cioè, 530 euro in sconto, perché mi sa che erano 600. 630 euro! Cioè, parliamone. Guarda quelli celesti. Quelli celesti costano meno. Che vengono 400. Allora, fossero costate 250-300 ci avrei pensato. Sopra no. Sennheiser è un ottimo marchio, Worthing, è un ottimo marchio. Mi piacerebbe utilizzare le Max giusto per come Apple si comporta con il suo ecosistema, che è ottimo, chi ce l'ha lo sa. Come funziona? Lo fanno anche nei miei Sennheiser, però più o meno col Bluetooth. Ho le AirPods addosso. Sto ascoltando una roba sull'iPhone, benissimo. Faccio partire una roba sull'iPad, sento dall'iPad. Faccio partire una roba sull'Apple TV, sento dall'Apple TV. È ottimo mentre sei in aereo. Questa è una feature che io ho sfruttato tantissimo mentre ero in aereo. Al di fuori molto meno. Però, cioè, non ha senso spendere 500 euro per quella roba lì. Ripeto, 250-300 euro come le mie Sennheiser, l'avrei preso seriamente in considerazione. Il doppio, no. Sì. Sta musica ha rotto i coglioni. Non mi piacciono le prediche di nessun tipo. Sono qui con una verità metafisica. Sono qui con una verità banale di tutti i giorni. Questa verità accompagna persone ordinarie. Va bene. Tu il ristorante, ovviamente vuoi che il tuo ristorante migliori. Sì. I punti forza e i punti debolezza. L'unione dei critici non ti aiuterà. Loro non capiscono la verità popolare.
Va bene. Perciò sta migliore quella di ignorare l'opinione di stimati professionisti e ascoltare un completo sconosciuto, probabilmente ubriaco, che parla in maniera strana e confusa. Sì. Comunque, la settimana fa circa ho preso l'iPhone e mi avevi chiesto come si stessi trovando. Dopo una settimana di utilizzo non penso tornerò mai più ad Android. Mi fa piacere, Stufi, che tu ti sia trovato così bene. Non ascolterai nessuna persona, le ascolterai tutte. Cioè, passando da Android ad iPhone, sicuramente ci sono rotture di cazzo e dei limiti che vengono posti che dall'altra parte non avevi. Però per un utilizzo normale è meglio in tutto. Dipende da come sfrutti il tuo telefono e da cosa ci vuoi fare. Per molte cose Apple sì, è bloccata in alcuni crismi, per altri però Android è veramente tenuto su con i cerotti. Per il solito problema Windows, che di cui parliamo sempre. Che cuffio, guarda, trovi sempre il mio link lì. L'unica roba che mi rompe i coglioni fa i CD ogni volta che installo un'app dallo store. Capisco, però tanto quante app dovrai installare. Mi mancano i tempi in cui installavo app nuove. Io ci ho fatto un video, Dark. Però senza auricolari collegati. Non ci sono gli auricolari. Se un iPhone vuoi sbloccarlo per far diventare più libero come un Android, vai di jailbreak. Sì, però invalidando garanzia e infilandoti nell'illegalità. Cioè, perché comprarlo, scusa? La trovo proprio una stupidaggine. Perché comprare un iPhone e usare jailbreak quando puoi avere un telefono Android? Comprate il telefono Android. No, no, ma è il primo periodo, Stufi, infatti, è il primo periodo. Android con Windows non c'entra nulla. Il sistema operativo OS deve funzionare su 5-6 tipologie di telefono. Quell'Android, che tra l'altro è open source, deve funzionare su centinaia di modelli. E no, ma è quello che stavo dicendo, Jack. È esattamente quello che stavo dicendo. Il problema di Android è che lo stesso software deve funzionare per tantissimi dispositivi esattamente come Windows. Il fatto che sia open source non significa che lo abbiano cesellato per bene su ogni telefono. Ho provato dei telefoni Android che comunque erano una rottura di cazzo, tutti briccati, rispetto invece alla fluidità dell'iPhone. Cioè, non potrei mai fare un sistema operativo che funziona per tutto bene. Ed è per questo che la Apple, lato software e hardware, funziona meglio sia come Mac che come mobile, perché loro creano software e hardware assieme. Poi te li fanno pagare cari come il male, questo è verissimo, con tutte le limitazioni, questa è un'altra cosa verissima. Però rotture di cazzo come quelle che io ho avuto con Windows e ai tempi Android non ne ho avute con l'iPhone. Andiamo avanti, scusate. Però di Windows PC comunque, non Windows Phone. Quando avrai clienti, vieni da me nell'ufficio qui a fianco. Faremo ottimi affari e ci batteremo per la giusta causa. Madonna, non vedo l'ora. Ah, finalmente è finita questa tragedia. Sì. Sì. Dovremmo essere più intraprendenti. Tu esci fuori, non so... Vedi se puoi dare una mano in giro il quartiere, vai a conoscere i vicini e cerca di fare buona impressione. Va bene. Va bene. Bom. Quindi io decido i piatti da mettere nel menu, i tavoli, e lei si occupa di tutto il resto. Perfetto.
Senza dimenticare che per ogni telefono Android ci sono 1000 componenti hardware diverse e 1000 versioni Android modificate. No, è quello. È quello il discorso. È proprio quello il discorso. Ho avuto per un anno Redmi Note 10 Pro, comunque 350 euro di telefono che ha cominciato già a dare i segni di cedimento. Piuttosto spendo 830 euro che mi dura anni. È lo stesso discorso che si fa sempre. È aperto il ristorante, venite a provarlo. Perché no? Ah, dai. Missione completata. Parlerò anche con altri, spero. Controlla il porto. Ah, no. Devo controllare un botto di roba, va bene. Avevo un iPhone tempo fa, mi ricordo che dopo uno o due anni iniziava anche lui a rallentarsi parecchio. Allora, è vero, perché come tutte le cose rallentano, lo facevano anche apposta. Adesso, dopo che li hanno multati, la cosa non succede più, fortunatamente. Avevano fatto la come si chiama? La obsolescenza programmata. Adesso invece non viene più fatta. Forse ne hanno aperto il culo, ne hanno aperto. E infatti i vecchi iPhone adesso vengono sì aggiornati in nuovi iOS, però con limitazioni, non vengono aggiornati del tutto. Ho ancora l'iPhone 6S, lagga davvero poco per l'età che ha. Vedi, perché dopo che hanno fatto tutti gli update nuovi, la cosa è migliorata sensibilmente. Mica GreenFog, ottimo. Tutto ok? C'è un po' di formaggio, c'ha. No, la veggente in strada. Mi si dispiace un sacco, è colpa non mia. Non è colpa mia, dai. Perché non mi leggi la sorte? Tiro 5 e schiudi. Ah! Sono stati i tuoi colleghi o per il loro aiuto e hanno combinato quel casino? Va bene. Lo nascondo benissimo. Sono pure dei folli, ma folli potenti con un mucchio di risorse. Pensavo che mi avrebbero aiutato a liberarmi di un certo problema. Ci penso io. Il nostro cuore si è perduto sotto i titoli della mia vita. Ok. No, dai. No, il vecchio mestiere, non scendere così in basso. Giusto, quello è il mestiere più antico del mondo, non il suo vecchio. Non il suo vecchio mestiere. Quello è un altro discorso. Il discorso dell'ottimizzazione in realtà sta scadendo un po', perché in realtà sono i produttori Android che non vogliono mettersi in riga con la concorrenza. Un esempio è il fatto che pochi anni fa Android aveva 2 anni massimo di supporto al sistema operativo, adesso invece alcune case tipo Samsung ha aumentato a 5 dal Galaxy S10 in poi. Sì, però escono già che non sono super fluidi gli Android in generale. È quello che ti sto dicendo. Soprattutto i Samsung. Che poi posso accendere un telefono e trovarmi come Windows 2000 XP con 100.000 cose preinstallate che devo stare lì a disinstallare. No, no, ma infatti i Pixel e i OnePlus sono... No, il Pixel non l'ho provato, il OnePlus sì, Minar. Parlavo di Samsung. Un Android sulla stessa fascia di prezzo di un iPhone non ha problemi di fluidità e ottimizzazione. Dagli tempo. Dagli tempo, perché non è che è poco fluido nelle pagine web.
Beh, no, che 3013, quello no, quello sì che è fluido. La duplicazione dei servizi Samsung e Google, sì, è tutto un casino lì. Che in realtà, se ci pensi, è la stessa cosa che aveva fatto Apple ai tempi. Apple una volta aveva tutti i servizi Google all'interno, le mappe, le mail, dopo ha iniziato a separare le cose ed è stata una rottura di cazzo all'epoca, però è la stessa cosa che sta succedendo adesso con Samsung. Semplicemente Samsung lo ha fatto molto dopo rispetto a quello che... cioè ha lasciato troppo tempo alla gente per abituarsi a fare una cosa per poi dopo cambiare tutto. E lì diventa una rottura di coglioni. Ha uno studio legale? È avvocato lei? Ah, me l'ho già ricompensata. Ha dato un cesto di cose. Sì. Il tuo sacrificio nobile ha contribuito ad adempiere l'imperativo. Ti abbiamo invitato un cesto di frutta in omaggio. Speriamo che la tua dolcezza ti aiuti a superare questi momenti così amari. Cordiali saluti, Dipartimento di Empatia. Io cambio telefono ogni 5-6 anni. Ogni volta mi sembra di cambiare 4 generazioni di PC. Però dal mio vecchio Huawei, che ho cambiato per obsolescenza programmata, bastardi loro, il nuovo Samsung, il backup è stato una sciocchezza, ha fatto tutto da solo. Sì, vabbè, adesso quelle cose lì ormai, fortunatamente, anche Windows mi sa che riesce a farle facilmente, quelle cose lì. Cioè, più o meno, fare un backup di Windows devi avere 2 lauree, purtroppo, rispetto a tutto il resto. Però, vabbè. Cioè, finalmente ci stiamo avviando verso qualcosa di intelligente anche lì. Mi sono espresso male, vuol dire proprio quello. I produttori Android potrebbero fare molto di più rispetto a quello che fanno già attualmente. Ma perché dovrebbero farlo? È quello che ti dico. Perché dovrebbero sbattersi? Un conto è voler risaltare come ha fatto OnePlus. Samsung vende per la super fotocamera di Dio. E la gente la compra per quello. Samsung e iPhone sono la stessa roba. Vende ai fanboy. Poi dopo c'è uno che vuole il buon telefono, va comunque in uno o nell'altro perché comunque compra qualcosa di fascia alta. Però di base, a parte l'acquirente informato che compra il telefono perché vuole il telefono nuovo che gli duri un po' di tempo e se lo gestisce bene, il grosso delle vendite sia di iPhone sia del top di gamma Samsung li comprano i fanboy. Pochi cazzi, perché c'è la gente che... Hai visto sta fotografia che ho fatto lì in fondo? Che poi, per carità, anche io sono stato super piacevolmente sorpreso dalle macro dell'iPhone. Però figa, non è che sto lì a fare solo quello perché ho comprato il telefono che fa quello. Me ne frega fino a un certo... Quante volte nella vita ti capiterà di dover fare una macro e quante volte nella vita ti capiterà di fare una foto all'universo? Quindi... chi se ne frega? La maggior parte dei prodotti che vengono venduti invece sono quelli di fascia medio-bassa. E lì ti vendono un telefono a 300 euro. Ma che cazzo vuoi? Che si mettano anche lì a sbattersi per rendere il sistema operativo funzionale? Lo infilano nei telefoni, tirano 2 martellate da una parte e una dall'altra per farlo entrare meglio. A posto. Anche perché se fai spesso foto del genere ti prendi una macchina specifica e non un telefono. Tra l'altro, esatto, molto... Tra l'altro io ho fatto delle foto degli insetti, però mi sa che l'ho cancellate. Mentre aspettavo che i tecnici lavorassero qui, ero fuori e ho fatto delle foto, ma cazzo, bellissime! Le ho cancellate, niente. Mi sa che ce le ho nel gruppo, che non mandate, però mi sa che si vede una chiavica. Sto parlando come Lino. Mio Dio. Arrivo, eh. Eccolo qua. Guardate che bella.
Per carità, non è la massima qualità perché è presa da Telegram. Hai visto che bella? Eccolo qua. Cioè, questa cosa mi ha impressionata, mi ha impressionato perché era lì. Cioè, vedete la dimensione di quella creatura? Lo mette a fuoco perché è un muro bianco. Ecco. Non si vede. Non si vede perché è qui. Non si vede ancora. Cioè, era una roba grande così. E questa è una roba fighissima, però mi è capitato l'altro giorno che ero fuori mentre mi montava la fibra. Cioè, non è una roba che tutti i giorni mi metto a fare le foto agli insetti. Per fortuna. Va bene. È un diretto cimitero fuori città, non è lontano da dove vivi, perciò fai attenzione. Chissà come stanno camminando da fuori, va bene. Voglio stare da sola. Ok. Vado a parlare con gli altri prima di andare giù. Ma siamo pazzi? Ma poi il font lì di Resident Evil ha un senso secondo voi? Re-evolution lì? Revolution lì? Sistema di recensioni. Ok, va bene. Riccardo, ho visto la tua casa esplodere. Ma perché me l'hai chiesto? Non mi hai risposto la casa, era la caldaia. Ah. Grazie a Magnorg per la sub regalata. È una citazione, ma non l'ho capita però. Hai sparato la caldaia? Sceneggiata locale? Oh. Re-evolution. Ti hanno montato la fibra? Sì. Tra l'altro, adesso è tutto a posto, finalmente possiamo organizzarci e fare la traversata fino in Giappone. Adesso ho purtroppo un po' di esami, quindi appena riesco, molto volentieri, la programmiamo. Che io volevo farla in un sabato, però effettivamente questo sabato qui è Pasqua. O un venerdì magari potrebbe essere interessante, tipo il 29, non dovrei avere nulla. Adesso poi mi organizzo e mi allineo con la mia signora e vediamo come sistemarci. Sabato, no, non è Pasqua, è il giorno prima. No, pensavo di venerdì. Adesso vediamo, perché, allora, volevo una settimana per vedere se funzionava tutto. Mi hanno cambiato router la seconda volta, adesso funziona tutto. Devo allenarmi un attimino, più che altro, col cazzillo. Il tempo di fare un paio di test in più e sono da voi. Venerdì poi pesce, visto che va in Giappone, ordiniamo sushi, ovviamente. Che ho proprio di conoscerti. C'è che maniera il bicornio. Ah, sì. Oh no, vieni a lavorare per noi. Non lavorerò mai più in un ristorante, perfetto. Ma di perdere tempo, eh? Non sono venuta qui a fare la cameriera, sono venuta per il mare. Ok. Sei uno di quei cavalcatori di onde? Fotosurf di diverse spiagge. Persino ho domato un'onda gigante nelle isole occidentali di... E chi se ne frega? Oggi le onde non aiutano, va bene. Golfo della calma per un motivo. Per le mura che proteggono dall'area dei pirati. Ah, vedi? Non è neanche una tavola, no, e sono senza soldi.
Quindi? Sì. Posso aiutare a recuperare una tavola? So mi dicessi che c'è un torneo di cucina nei dintorni che offre una di quelle tavole come premio. Grazie Simo per i 6 mesi. No, sarebbe una coincidenza troppo strana. Ah, sì, mi ricordo. C'è un tizio che ha un negozio qui vicino e ne ha uno in vendita, ma dice che gli serve un gettone della vittoria. Immagino che potrei riuscire a ottenere uno per te, sai che adesso non sei professionista. Va bene. Va bene. Ci sono gettoni promozionali speciali. Ho sentito dire che Tizia e Molo lo distribuiscono agli chef di talento. Ok. Qui al Molo. No, al Molo, scusa, dalla parte opposta al Molo. Però vado a parlare anche con col barbonaccio. Rinnovate, bellissimi, rinnovate. Ah, qua è sparito tutto? Completo da relax, bello. Trofeo pesce palla sabbioso. Chissà com'è il pesce palla. Buono da morire. Non ci terrei ad assaggiarlo, però sarei curioso. Perché al Molo adesso mi sa che sono andati tutti a dormire. No, allora, il pesce palla è una di quelle robe che dici, cazzo, vorrei assaggiarlo assolutamente, perché è una... il piacere del proibito. E mo' è chiuso qua, adesso? È chiuso anche qua. E quindi? Però cazzo, lo mangi e poi muori. Tanto una morte di merda, tutto avvelenato. Scusa. Sì. Quanto costano? 500 scudi per la canna da pesca. Compro. Posso pescare? No, aspetta, ho sbagliato. Com'è che era? Ok. No, ho sbagliato. C'è nessun pescatore con cui parlare, però. Vabbè, proviamoci. Ah, con l'esca. Al granchio. Ok. E uso il granchio come esca adesso. Grazie, Luke. Ti ho già ringraziato per la brigata. Ti ho già ringraziato, vero? Il primo pesce in assoluto che tiriamo fuori. Secondo me posso usare anche i topi? Non l'ho fatto? Scusami, Luke, grazie mille ancora. Posso usare il topo? Non posso usare il topo. Lisa, buongiorno gatto, in hype per il lavoro... per il volo in Giappone. Dai che ci divertiamo. Sono contento. In realtà non decide mai nessuno se chi lo cucina è capace. Tutte le morti sono da gente che si è improvvisata cuoco di pesce palla. Cioè è proprio improbabilissimo. E niente, adesso è chiuso tutto. Un gioco open world è uscito negli ultimi 5 anni in cui non si possa pescare. Ormai è quasi una croce per mangiare ore e ore. Beh, vabbè, minchia, in un gioco dove devo cucinare,
vorrei anche pescare, insomma. Mi convento di occorrere, mi improvviso cuoco di pesce palla. Non saprei neanche dove andare per acquistarne uno. Vado in pescheria? Dove... dov'è il pesce palla? Cos'è? Aspetta, posso parlare con lui? Ma magari no. È della barriera corallina il pesce palla? Pacifico. Cos'è che i cuochi assaggiano prima il pesce palla per dartelo almeno in Giappone? Oltretutto il pesce palla di allevamento mi pare non sia velenoso. Ma allora non c'è più il gusto. Non sto usando lo spazio nella mount. Allora, proviamo a vedere questo bel pesciotto. Ah, mi va con la stella, mi va. E allora ce l'ho, guarda. Mi va, mi sinergizza, attenzione, mi sinergizza con il fungo. Va bene. Latte. Il topo. Latte. Non so se sia meglio mettere il topo o il cartone del latte. Pesce rosso infuocato, arrosto e stuzzichini di funghi e siero puro. Mangiamolo. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. È tutto a zero adesso, non so che devo fare. Night Poison, grazie per i 22 mesi. Grazie anche a Derry. Siamo 11, buona Pasqua gattone. Dai che, beh, è prestissimo, però grazie. Ah, sì, mi ricordo. Ah, sono le recensioni. Ho guadagnato 5. Beh, ho guadagnato. E mica sono triste io. Sempre bello guadagnare dei soldi, no? Dopo conto diciamo che ci ammazzi la maggior parte dei batteri. Tetrapack resta Tetrapack, appunto. Ah già, dove... al cimitero, dove la strega mi aveva detto... Ma che fanno? Oh, guardate che roba mia qua! Stiamo solo dissacrando una cripta. Ah, allora ok. Guarda che bello che c'ha le tazze col logo. È stato praticamente distrutto. Nel tentativo di aiutare, se ricordo bene, gratuitamente, se non per una bistecca. E ora il ristorante è tutto tuo, non c'è di che. Ho capito, ma quella poverina la supererà, credimi. A chiusa la magia possono succedere cose ben peggiori. Va bene. No, non so cosa vuoi dire. Ah, le stanno dando una mano? Stiamo raccogliendo un paio di cose per ripristinare la sua attività e con esse il nostro laboratorio sul campo. Ah, vedi. Glielo diremo quando sarà tutto pronto, il che sarà a breve, se non perdiamo tempo a fare promesse. Ok. Va bene. Ho chiesto al dipartimento di empatia di mandargli un pacchetto di consolazione standard. Va bene. Non so neanche come si chiama, viene a farci la ramanzina. Va bene. Ci vuoi darci una mano e poi aiutarci a recuperare le ultime cose che ci mancano. Che vi serve? Perché devo parlare con gli altri membri del triangolo? Perfetto.
parliamo con lui. Sì, sono proprietario del terreno. Quindi teoricamente siete sulla mia proprietà senza il mio permesso. Ah. Perfetto. Ci mancherebbe, se riuscite a far esplodere il cimitero sarà una cosa in meno di cui dovrò preoccuparmi. Perfetto. Questa cripta non è solo una cripta. Le... Oh, in teoria oggi arriva un pacco. Le nostre analisi mostrano che contiene un tipo particolare di cristallo energetico che alimenta un sigillo di magica. E può essere utile aiutare Valvalalaika? Ok. Temo che il sistema sia particolarmente intricato e potente. Ma è fantastico, e voi state cercando di decifrare le rune per svelare un enigma e aprire la porta? No, le ho già tradotte ovviamente. Che dicono? Levati dalle palle. Qualcosa mi torna a pesci e funghi. Sono buoni i pesci coi funghi, perché no? Non c'è nessun enigma? Niente enigma. Quello è il piano per far esplodere la porta? No. Sì. Sì. Quindi che cosa vuoi da me? Sì. Vecchio documento o qualcosa del genere? Sì, devo andare dal fantasma. Credo. Sì. Dottor Sarked, bonjour monsieur Gâteau. Anche questo mese mi raccomando, attenzione ai mimic. Tranqui. Come non ce ne fossero. Eccolo. Ah, l'ha progettato lui. No, scusami, casa mia. Anche se lo sapessi non cambierebbe nulla. Non puoi aprire la tomba. Per aprire la porta servono la pietra di vita e la pietra di morte. Sono entrambi inaccessibili. Ho scelto dei nomi umili. Sì. Sì. Cos'è l'essenza? È spremuto un cadavere! Sì, ma sono tecniche di auromanzia di sto cazzo. Perfetto. È così che ho acquistato l'immortalità. Sei un fantasma morto, ma ok. Sì. Va bene. Sono stato inviato ai miei parenti dopo aver sigillato la tomba. Visto che hanno fatto quell'eredità, non mi sorprenderei se l'avessero venduto per qualche spicciolo. Oh no. L'impero non esiste più. È crollato circa 10 anni fa. Beh, sono pochi 10 anni effettivamente. La quasi apocalisse c'è stata. Ho sentito un po' di trambusto, ma pensavo che fosse una guerra civile. Non sono sicuro che mi allete l'idea di quei tizi se ne vanno in giro senza nessuno stia affiato sul collo. Va bene. E sai che altri sarà fuori controllo se continueranno a disturbare la mia cripta? La sentinella che vi ho vincolato. Va bene. Oppure gigillarti con la cripta a quanto ti pare. Perfetto. Non abbiamo risolto niente allora. Rinnovate. Un po' tediose queste parti. Carini i dialoghi, però porca vacca, se devo fare avanti e indietro con i dialoghi, che rotture di cazzo. Voglio far roba, non voglio chiacchierare. Perfetto.
Non è una cosa facile da trovare. Chiunque abbia costruito questa cripta è una bella carogna. Va bene. Ricaricare le pietre richiederebbe troppo tempo. Temo che toccherà usare maniere forti. Le pietre sono in sintonia con le emissioni di aura, di corpo e di vita. Vigoroso è la reazione che... Oh, bene, bene, bene. Fammi cucinare. Vigore e spirito. Boom. Hola. Allora. Carote, patate e funghi. Non mi dà molto il granchio. Questo mi dà molto vigore. Ok. E questo mi dà più 8 spirito. Arrivo, Ciccio, signor Gattone, siamo finalmente arrivati a 2 anni e sono stati davvero fantastici insieme a lei. Grazie mille per i 24 mesi. La mela, la mela vigore. La carota spirito, ok. Il granchio si usa come esca? Sì, l'abbiamo usato prima, abbiamo pescato un pesce. Spirito, buono. Questo dà vigore, mi serve un pomodoro. Non ho pomodori in tasca. Ah sì, mi servono di più semplicemente. Bom. Massimo 3 ingredienti per piatto posso usare. Eccola qui. Questo 20 vigore. Mi serve 6 tonno, però non so che cazzo sia il 6 tonno, quindi direi di no. Mi serve altra carne, ma non ce l'ho. Ma secondo voi devo fare un piatto che abbia entrambi? O... Dov'è? O uno per tipo. Allora, andiamo con quello spirito. No, no. Questo funziona meglio con il coso. Quello da 3 di spirito. Aspetta un attimo. Allora, questo qui mi dà 10 se c'è qualcosa di mare dentro. Il riso mi dà 5 se c'è qualcosa di coso dentro. Però questo mi dava 10. Questo mi dà un 30. Vigore, più 5 vigore. Funziona bene così. Un altro pomodoro mi dà altro vigore. Questo mi dà il vigore per l'1,5. E allora guarda, ci metto questo e il topo, che moltiplica tutto. 39.
Banchetto di carne e pasta di semi di salsa di roditore. C'è scritto due sigilli, effettivamente, però non si sa se magari bastava... Oh. Ecco. Non ho più fame. Ma no, per un topolino. Ah, sì, guarda, c'è proprio il buco. Orco can. 50 di vigore. E questo qua quanto ne ha? 30. Direi che questo verrà sprecato. Però dai, vediamo che magari mi dà le specifiche. 50 spirito. Ah, 50 spirito è al massimo 20 del resto. Puttana. Sono cose difficili da ottenere. Ci siamo quasi, però è difficile. Va bene. Cosa c'hai? È impazzito stamattina. Questo veterano. No, quei piatti adesso sono stati consumati. Non li posso usare. Che poi impara a pescare, ma l'ho già fatto. So già benissimo cosa devo fare. Sì. L'ho fatto senza problemi. Va bene. Sei mari fosse dettoccio e i monti de poenta. Oi mamma che toccia de. Buongiorno a tutta ciosa. Eccomi qua. Eccomi. Devo tirarglielo fuori, aspetta. Perfetto. Andiamo a pescare ancora un po' assieme. Non sono un semplice pescatore, no? Certo che no, sono un elfo pescatore. Non ti avvicinare a casa mia, ti prego, che ti mangiano. Le mie orecchie sarebbero decisamente insolite per un umano, effettivamente. Cometto il colore dei miei capelli quando sono venuto ad Ambrosia, circa 30 anni fa. Ah. Ho attraversato il mare e mi sono creato una vita. 10 anni dopo, sbam! Scoppiata una guerra. Assolutamente no, ci sono un mucchio di elfi in esilio, compresi i pezzi grossi tipo Bolton. Da qualche parte la gente pensa che... che affari suoi ed è amichevole. Avrei da ridire, ma ok. Va bene. Forse ti otterrà neanche finché non le avrei mostrato di aver pescato il pesce più grande del golfo. Perfetto. Penso sia più per il fatto che lo squalo gli ha mangiato la lingua 15 anni fa. Come è successo? Ci stava limonando? L'esperienza l'ha lasciato senza parole. Eh beh. Non gli pesa, ha avuto abbastanza tempo per leccarsi le ferite. C'è una vecchia ricetta che gli piaceva molto. Segnate, pesce rosso infuocato, cotto con tanto vigore. Un tempo lo mangiava quasi tutti i giorni. È così vigorosa che lui riuscirà a percepire l'effetto nel palato. Immagina come può fare chi non ha la lingua. Ok. Però ne voglio altri di pesci. Pesco i granchi, che così pesco i pesci.
Eccolo. Mi tiene il culo non prendere esperienza però dalla pesca. Ponente baccalà. Ho mangiato polenta ieri sera. Ah no, un po' me l'ha data di exp. Pochissima me l'ha data. Ok, 20 di vigore mi ha chiesto, no? Poi devo parlare con qualcun altro. Vabbè, devo tornare al ristorante, però con calma. Il gettone. Dovrei sconfiggere il culinarium, eh? Ma dove? Ah, devo parlare con Spec. Non ci sono diverse canne da pesca. Dai che magari Spec viene al ristorante. Certo. Certo. È certo, ed è casa mia tra l'altro. Forse potrei parlare con il mio superiore e cominciare a aumentare i fondi per aprire questa porta. Vulperius. È un peccato perché continuano a farmi parlare con persone a manetta prima di farmi fare le robe. Allora, vigore mi chiede lui. Vigore mi chiede lui. La mandragola magari era vigorosa? Non mi ricordo. Sicuro mi serve altro pomodoro. Hai visto Animali Fantastici? È già uscito? Quello nuovo? Ho visto i vecchi. Il primo molto carino, il secondo mi volevo cavare gli occhi. La burocrazia. Ah, per carità. 10 vigore nella padella. Boom. È uscito ieri? Com'è? Non mi interessa, devo dirvi. Dopo il secondo, che era veramente terribile per quanto mi riguarda, non sono andato oltre. Buono questo, che col pesce gli dà più 15. Mi servono latte e mucca. Questo dà più 7 da vuoto, però. 7 di 16. 10, ce la facciamo. Così finalmente impariamo a usare questo impasto speciale. Il terzo è anche peggio, dicono. Perfetto. Per me il secondo è stato proprio terribile. E vai, cuciniamo questo bel sacchetto. Ma a me non interessa quel bonus lì. Venti, perfetto. E il pesce. Impasto in crosta di stuzzichini, rovine e salsa spumosa. Hi Tofu, good morning! Dottor Strange 2? Sicuramente sì, ho comprato il biglietto. Adesso vai a te a ricordarti quand'è.
Per quanto riguarda invece animali fantastici, mi interessa il giusto, devo dirti, eh. Cioè, secondo me ha proprio smorzato. Per me era completamente inutile ritirar fuori i personaggi, ma come fanno in mille altri film. Se non tiravano fuori i personaggi collegati con il mondo di Harry Potter, ero più contento. Tieni, carissimo. Dai, vecchio tontolone, non essere scortese. Il VPN è un po' fuori scala, vabbè, non importa, lo sposto. Ce la faccio? Cazzo, è andato via, niente. Che palle, non è vero che era senza lingua, era una cazzata. Moriamo. Grazie a Tabitka per i 21 mesi. Buongiorno, buongiorno a lei. Scusa. E infatti era strano effettivamente. Come una sorta di pervertito, perché non ha la lingua. Ah, perché si è limonato uno squalo, giustamente. Sì. La prossima volta non sarei così scortese come con un cliente. Certo. Era una giornata, no. C'ha un coso nel naso. Dopo l'apertura del mondo centrale, del molo centrale, scusatemi, questo posto è diventato sempre meno popolare. Ah, il progresso. Grazie a Teo per i 14 mesi, le LED del gatto portano bene, ho passato lo scritto del concorso utilizzandole come sottofondo. Grazie a tutto il suo lavoro, grazie mille a lei per i suoi 14 mesi. La chiusura del faro. Dobbiamo riaprire il faro, quindi. Q-Lav, 14 come le dita della mano sinistra di mio cugino. Me lo saluti tanto, grazie mille. E avete fatto partire il treno, salite sul treno e rinnovate per il counter. Che voglio il banjo. Ah, il pranzo dell'eretico. Un'antica pietanza punitiva che mi ricorda i vecchi tempi è omogenea. Dava da mangiare che era sospettato di eresia. Shinmei, grazie per i 12 mesi, un anno solo minore di 3. Grazie mille. A parte firmare qualsiasi confessione fossero messe davanti. Follia questa. Guantanamo. Che pau. Laboratorio delle esche. Au! Non siamo né elfi né orchi. Orfi? Pesca amici è più bello? No. Sono un asso nel dare i nomi, non è vero. Anche Orfi non mi dispiaceva. Bretelle campagnole. Mi piacciono le bretelle. Però la salopette è la mia preffe. Ulfgan! 8 come le zampette di quel ragno che vi guarda e vi giudica tutte le volte che siete al PC. Eh? Ah, sì, mi ricordo. How are you, Tofu? Sei ancora qui? Vediamo se ci sono notizie. Game Pass, 5 giochi confermati in arrivo al Day 1. Pokémon Unite supera i 70 milioni di download. Ah, Unite è il MOBA del culo. Ok, no. Cosa c'è nel Game Pass? Citizen Sleeper, Track to Yomi e io non ho mai sentito. Sniper Elite 5, Pac-Man Museum. Ammazza. Vabbè, niente, non c'è niente di cui parlare. Non c'è niente più. Niente più. Finita. Quanto mi serve per costruire l'escheria? 3 granchi e le asse di qualità. Perché 3 granchi?
Dovremmo averne nelle casse di granchi, vero? Dai. Aspetta, magari avviamo un ristorante, che così iniziamo anche a guadagnare dei soldi. Manca poco la fine del treno. Rinnovatelo. Eccoci qui. Dacci dentro. Ho dato sodo per guadagnarmelo. Non è vero. Sei soltanto un cazzone, uno stronzo, un pezzo di merda, un figlio di puttana. Non lo so che cos'è. Fortunato. Ora arriviamo al punto. Parlaci del tuo sistema di valutazione. La recensoluzione. Ok. I clienti vengono da te, mangiano e lasciano una recensione da 0 a 5 stelle. Ok. Aspetta che ci stai vedendo la cassetta per i reclami. Mi occupo anche di tenere il registro delle valutazioni e pubblicarle nei fascicoli. Ok. Va bene. La mia opinione è conto, altrimenti il sistema non avrebbe senso. Ah. Che ti valuta un ristorante in base a due elementi: l'apprezzamento del menù e il buon gusto negli arredi. Ma come? Cioè, devo mettere nel menu i piatti che piacciono alla alle persone specifiche. Come si fa? È impossibile. In base alla recensione. Però è un disastro. Bene. Vabbè. Non siamo soci. Il ristorante è nostro, non tu. Mio. Quello che è. Grazie Maltret per i 7 mesi, 7 anni, 7 come i miei anni, per Arto più 1. Ok. Grazie per aver completato l'hype train di livello 1, che era bloccato lì. Ah, sì, mi ricordo. Vendetta? Ok. Che cosa nostra ci faccia esplodere il ristorante, ad esempio. Va bene. Ok. Non stanno mangiando niente loro. Ma sono contenti. Non devo servire i clienti, vero? Ok, allora. Toglimi sta cosa della cripta, per favore, che mi sta sul cazzo. È lui? Il soldato sempre in specchio è stato segnato io. Tipo praticamente dirigente. Eh no, se mi chiudi il passaggio però diventa un casino. Nella profondità della foresta dovresti trovare una rarità, un albero di Erwin selvatico. Un albero difficile da coltivare, che mi piace molto alla gente del posto. Ok. Nel territorio dovrei cercare la zona settentrionale del bosco profondo. Per il simile dell'albero e piante nella tua villa. Va bene. Devo andare nella foresta nera. Ah sì, a proposito, stavo dicendo di animali fantastici. Non avessero ripreso trama di Silente, Windergard, come cazzo si chiama tutta quella compagnia lì, sarebbe stato un film sicuramente più bello e più apprezzato. Ok i riferimenti, ok le citazioni, però minchia, andare a prendere quelle trame lì per mischiarle poi con animali fantastici, mi è sembrata proprio un'idea del cazzo. Ma dove devo andare? Di là? Ah no, aspetta, ho sbagliato. Grazie a Teo per i 100 bits.
Ah, qua... scusate, qua c'è una foresta? Ma veramente? È troppo tardi. Andiamo domani, va bene? E sali su sto cazzo di animale. Purtroppo i soldi fanno comodo a tutti. Per carità, per me ne facevano di più senza mischiare le robe. Infatti, Animali Fantastici 2 è una rottura di coglioni. E non serviva. Adesso con la storia di Johnny Depp, arrivederci. Poverino. Forse. Sono pieni di mele. Anche qui mi sa che abbiamo diverse mele, no? Sì. Ne cucino un po', le do da mangiare al somarello. E se che incidente, dicevano che è già uscito. È luna di notte, tutto va bene. Ah, oh, Dio mio, che fame, vaffanculo. È uscito ieri? Ieri è uscito? Ieri è uscito qui? E ti è piaciuto? O non lo hai visto ancora? Anche Sonic 2 sono interessato, prima o poi lo guarderò. Cioè, allora, mi è piaciuto il primo, non così tanto da correre al cinema a vedere il secondo. Vediamo. Ieri? Forse sabato sera vado al cinema, vedremo cosa vedere. Non l'ho visto, ero in palestra per quello, altrimenti eri lì. Ieri? Allora, devo buttare giù 3 alberi. Però non ho spazio, quindi prima smaltello gli altri. Tu che non l'abbiamo visto? Se i mari fossero dei tocci e i monti dei poeta. Scusami, cosa stavo a costruire? L'escheria. A 2 me ne servono di assi. Vabbè, una... perché siamo... siamo amici. Lo riscoprendo nel cinema con mascherina o che è insieme, uguale. Però mangiando te la puoi togliere, fortunatamente. Luca! Grazie mille per i 10 sub! Ringraziatelo tutti! Ma come mi svolti la mattinata? Grazie mille, carissimo! 1 e 2. Boom. Riccardo, dai una costruita bacio. Sono ancora pieno di mele, però. 2 e 3 granchi, mi diceva. 3 o 2 o 3? 3 granchi. 3 granchi, sì. 3 granchi. Riccardo, dai una costruita bacio. Non è obbligatorio, Ciccio, che semplicemente te la puoi togliere mangiando. Riccardo, dai una costruita. Spero. Riccardo, dai una costruita bacio. E come funziona questa situazione qui? Carota e alghe. Fungo e patata. Riccardo, dai una costruita bacio. Mela e ratto. Sono curioso. Sono molto curioso. Dammi. Riccardo, dai una cospicua bacio, signore. Il fungo mi serviva. Mi serviva anche del latte qua. Riccardo, dai una cospicua bacio, signore. Ok. E l'altro era l'ultimo. Mi sono dimenticato. Riccardo, dai una cospicua bacio, signore. Ah, il ratto, però mi sa che non ce l'ho. Ratto e mela. Mi sa che non ho ratti. Non
No, ratti no, crai. Vabbè. Ok, posso vedere se l'inventario è vuoto. Mangiare al cinema, qui da noi ti fanno comprare da mangiare ma non puoi consumarlo in sala, solo fuori. Cioè, nel tuo cinema non puoi mangiare i popcorn? Ma è la base del cinema. Ecco, è chiuso. È anche la base del contagio. Ho capito, però se adesso le norme lo permettono. Cioè, comunque non vedo perché venderti roba che non puoi consumare, scusami. Salve. Ok. C'è accampamento di orchi. Ok. Sono abbastanza malconci. La nostra maga ha terminato il mana e ci serve una pozione blu. Va bene. Va bene, spirito. Va bene. Da dirmi prima. Io volerei la possibilità di poter mangiare dentro le sale. Perché? Io credo che piuttosto mi ammazzerei. Vado al cinema solo per mangiare io. Fosse per me, mi potrebbero dare tranquillamente una pasta e una bistecca mentre sono al cinema. Sarei contento. Vabbè, che è difficile mentre sono sdraiato mangiare. Magari mi tiro su col tavolino e mangio. Però sì. Pozione. Funghi. Funghi, funghi, funghi. Le mele valgono vigore? Cazzo, fa... Sì, fanno vigore, ma non mi interessa. Solito ciccione, perché? Ah no, raffinatezza danno questi, ok. Ascolta, allora, mettiamo giù questo, mettiamo giù questo, dammi uno di questi che lo butto su. Dieci vigore, ce lo portiamo a casa. No. Non vigore, scusami. Quella roba lì. Tredici. Cazzo. Mi sa che mi inculo, ho sbagliato. 19 21. Oh, lo spirito. Che fame che mi viene fuori. Uff. 50? No, 50 di spirito è per la cripta, a questi gli serve 20. 20. Sono sicuro. Che poi per se spengono le luci ti tolgono la mascherina e tirano fuori il cestino da picnic finché non passa il tizio con la torcia a controllare. Madonna. No, poi vabbè, c'è gente maleducata che lascia lì le cose che dovrebbe buttare via. Però mangiare al cinema per me è imprescindibile. Tanto non dai fastidio a nessuno. Sei lì per i cazzi tuoi che mangi.
Che problema c'è? Ah, cazzo! Dovevano esserci per forza i funghi dentro? Ops. Pensavo di averceli messi, tra l'altro. Ma sono un coglione. Non prendessero dog e nachos, magari. Perché? Bel panino. Caldo. Che buoni i panini caldi. Sapete che quasi quasi mi ordino un panino caldo per pranzo? Economico, buono. Vediamo un po' che cosa ha da offrire qui la casa. Eccolo qua, l'osteria. Panino grande. E ci mettiamo. E ci mettiamo. Cazzo, c'è quello con la cotoletta quasi quasi, eh. Anche quello con la pancetta stufata non è male. Però quasi quasi vado di panino con la cotoletta. Cotoletta o salsiccia? La cotoletta è la cotoletta, eh. Parmigiana di melanzane. Seppi in umido con polenta. Folpetti alla busara con polenta. Musetto con polenta. Mozzarella in carrozza con acciuga. Mozzarella in carrozza con prosciutto. Fiori di zucca. Rosti di speck e patate. Cazzo. Toast. Un bel toast. Prosciutto e formaggio. Toast farcito. Prosciutto e formaggio è un ingrediente a scelta. Ma non mi ficcano le opzioni. Insalata. Dai, vabbè, la cotoletta. Mezzogiorno e mezzo. Boh. Posto? Fatto. Non volevo roba troppo pesante. Il toast va benissimo. Piace il toast. Non mi piacciono i toast. Buoni toast. Buoni toast. C'è un posto che fa solo toast. Però solo il toast, boh. Non è che vada matto di solo toast. Ah, giusto, perché volevo aggiungere qualcosa di pesce. Ah, eccolo qua, la gabola. E ora vai di fungo.
Bene. E questo è fatto. I storzi sospetti rispetto alla cotoletta. Sì, certo, ovviamente, però sono robe diverse. Non si è freddo nei piatti se vai a letto. Beh, mi preoccupa più il fatto che me li sono infilati in tasca. Bom, vamos a bailar. Sapete che per quanto riguarda mi sto facendo un panino ora. Lascia perdere, guarda, c'ho una fame. È colpa di sto gioco di merda, eh. Mi sono vegliato che non avevo per niente fame. Però mi sono preso anche una mozzarella in carrozza. E le mozzarelle in carrozza sono sempre le mozzarelle in carrozza. Eccoci qui. Ce l'ho. No, me l'ho fatto? Bene. Perfetto. Portale. Oh no, un vicolo cieco. I toast sono sottovalutati per colpa dell'immagine triste e piatta a cui siamo abituati. Ma un bel royal toast a due strati con pollo e salsa alle erbette. Ma guarda che anche il toast base a me non dispiace. Vediamo se c'è quel posto che fa i toast. Se esiste ancora. Cioè esisterà, non so se me lo porta a casa. È che non mi riempie. Eccolo qua, sì, si chiama Capa Toast. E fanno toast di ogni tipo. Il problema è che non ti danno un contorno. E a me mangiare solo un toast mi sta bene per merenda, ma non per pranzo. C'ho bisogno di un cambio di sapore. Allora, andate a prendere con cuscus, scusatemi. Per me non è un problema mangiare il toast, però devo cambiare un po' di sapore. Un cambio di sapore, esatto. Dipende quale prendi. No, ma è come il panino. Cioè, io mi mangio volentieri un panino, però una patatina, no? Per cambiare gusto mentre lo mangio. Panino caldo, ovviamente. Però, ma non è una questione di dimensione, non è una questione di sentirsi pieni. Eccolo qua. È l'albero, perfetto. Boh. È una questione di sapori, cambiare sapore. Hai pane, formaggio e prosciutto, direi che sapori ne hai, sì. Però dopo un po' mangiando quell'unico sapore ti stufa. È per questo che esistono i contorni in cucina. Tu mangi mentre stai mangiando una bistecca, contorno di verdure, contorno di patate. Non mangi solo la bistecca. Esatto, col toast vorrei un contorno perché ci pranzi. Col tramezzino invece è diverso. Anche un rapporto differente con i tramezzini. Ma scusami, questo coso qua che cos'è? Che adesso c'è acceso. Ah, le recensioni! Non ci sono piatti con abbastanza vigore. Che perdita di tempo. Ok. I piatti mancano di spirito. Va bene. Pucciare il toast nella salsa rosa è ottimo, però dipende anche da cosa contiene il toast. Allora, sì, devo piantare. Devo zappare per piantarlo quello. Bella cazzata, gatto. Ti ogni due patate americane a parte, stai da Dio. Ma è quello il discorso, non le fanno.
Personalmente non sento bisogno di avere un contorno. Vabbè, ma cosa parlo con te, ci? Dai, dai, dai. Voilà. Dai. Ho un sacco di pomi. No, si pronuncia Igor. Mike Valley, entro nella stream e parte la pubblicità. Ma stiamo scherzando? 18, grazie mille. Oh, nose. Io ho sempre bisogno di un contorno. Generalmente la bistecca con contorno o di altre bistecche e salsicce. No, quello mai. Quello mai. Io proprio mi piace che ci sia uno stacco da quello che sto mangiando a qualcos'altro che sto mangiando, ovviamente. Perché sennò non smetterei di mangiare. Uova di gabbia. Ostia! 20 spirito, con la bestiamella. E questo mi aumenterebbe col surimi. Ma il surimi dove lo ottengo io, il surimi? All'uovo di gabbiano là ne trovo uno. E il surimi? Col gambero si fa il surimi? Ah, sì, mi ricordo. Sumi di granchio. Boh, adesso vediamo. Bistecca con contorno di pesce? Non si può avere una bistecca con contorno di verdura. Eccolo il surimi. L'anguilla del fango. Blah. Dove la trovi l'anguilla del fango? Sofia, sono tornata in Italia da meno di un mese, sono disperata e cerca di lavoro. Tantissimi auguri, tantissimissimi. Ma un botto, di auguri, un botto così. Il ratto mi serviva, giusto? Tu devi essere Igor. No, si pronuncia... Vado a raccattare un po' di ratti. Contorno di verdura è troppo mainstream. Mi piacerebbe assaggiare il piatto Mari e Monti. Quello con filetto e aragosta. Sarei curioso di vederne l'abbinamento. Secondo me sono una gran stronzata che fanno gli americani per fare i ricchi di merda. Aspetto Mario Monti, esatto. Tra l'altro, se volete scoprire un mondo nuovo, sempre per la cucina americana, googlate questo. Spaghetti alla Bellagio. Lo fanno alla Cheesecake Factory. Poi lì sì che c'è un cambio di sapori. Non è il modo in cui vorrei, ma... Che poi forse non è... Non si chiamano così, Era il pollo alla Bellagio. Cercate pollo alla Bellagio, ho sbagliato. Ho spoilerato. Di qui le esche. Ok. Dormo e vado a pescare. Posso pescare anche qua dietro? Magari sì, Ce l'ho al molo. Oh, dai che... guarda, un altro uovo di gabbiano. Quello che mi serve per i surimi. No, non mi serve per i surimi. Mi serviva per la salsa. Basta ricordare la lasagna soup di Binge. Che me la nomina ogni 5 secondi perché mi vuole morto. Ok. Salsa speciale. Sotto un punto spirito. Per ogni punto spirito. Ma no, 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 no. Perché il pollo sopra gli spaghetti?
Il pollo con gli spaghetti in realtà ci sta anche bene, eh? Gli straccetti di pollo, gli spaghetti... Ok. Perché la cotoletta? No tofu! Please, no! Allora, proviamo quest'esca. A me servirebbe l'anguilla del fango, in realtà. Poi vediamo che cazzo troviamo. Beh dai, non è male. Parliamone. Guarda che perfect. No! Cos'è? Un calamacco. Bello. Calamaro cetriolo. Ah, piacerà a Q. Esiste un piatto fatto da una cotoletta sopra il riso. Il tonkatsu, stai dicendo. È buonissimo il tonkatsu. Però è roba differente. Quella è una cotoletta con il riso. E va bene, quella roba lì. Il problema sono gli spaghetti. Quella cotoletta. Che dici, magari no. Arricocan. Mi fanno fame questi pesci. Il tonkatsu è tanta roba, sì. L'ipnopesce. Aspetta, c'ho il cazzo di cattura alto dell'anguilla con questa esca qua. Infatti. Buon. We want tofu in Italy. Full of tofu. Sub to her, so she can come to Italy and eat with me. Bipolpo. Bello il bipolpo. Perché bipolpo? Che vuol dire bipolpo? Che ne ha due? Due polpi. Ecco che... Ok. No! Affanculo. Vabbè. Sempre l'ipno cazzo. Allora, B serviva l'altra esca. Qual era? Quella base. Ah, è cresciuto l'albero nel frattempo. Non mi nominare Italy, Robo. Guarda che doveva aprire qui in Italia. Qui a Treviso doveva aprirmi Italy. No, non c'è stato il Covid. Porca, per colpa del Covid poi non sono più andati avanti col progetto. Qui dovevano aprirlo, col ristorante e tutto. Non si fa così. Non si fa così. Non si fa così. Che ha detto che arriva per mangiare da Italy, ma non vuole mai andare in posti pieni. Che lo capisco, per l'amor di Dio. Però non andiamo. Mi serve anche il granchio. Aspetta. Quanto? Uno? Siete troppo vivi. No, lui io no. Ma chi mi caga? Ma... E il surimi c'è. È davvero poco da fare per pescare due mattino. O hai tantissimo da fare? Ok. No, aspetta, però questa salsa qua è solo per il giudice. Ah, cazzo in culo.
No. Ok. No, 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 no. Metto giù. Per l'ufficio, allora, adesso mi sto organizzando. Ho avuto tantissime spese ultimamente e mi hanno un attimino preso a calci nei coglioni. Appena riesco, voglio andare in ufficio. A breve, spero. Grazie Uparrot per la sub. Allora, se c'è dentro una montagna o uno speciale? Questo è uno speciale? Questo è uno speciale. Questa è casa mia, entra. Ok. Anche perché lo sto pagando, quindi direi che è importante. Allora, patata a quello, perfetto. Questo qui a questo, ottimo. Potrebbe iniziare con un ingranaggio, ma mi sa che non abbiamo niente di ingranaggio. No, questo se c'è già qualcosa. Ah no, questo è quello. Metto riso. Ingranaggio. E il pescione. Riso. Ingranaggio che sarà la patata. Perfetto. Ora che gourmet. Il pescione. Ottimo. Ora che numeri. Perfetto. E lo spirito. E vai, 57-55, questo qui è fenomenale. Boh, poi. Adesso dobbiamo andare di vigore. 11 di vigore, buono 11 di vigore. Questo parte bene se è vuoto. Questo se c'ha dell'animale dentro, la mela se ha l'animale dentro, mi dà più 9 il vigore. Allora, vai. Facciamo calamaro al cetriolo più ipnopesce. Mela. Perché non me la dà? Boh. La salsa. Non mi ha sinergizzato per qualche motivo, non lo so. Vabbè, 36, buono uguale. Non va bene l'ultimo piatto perché non devi fare così tanto oltre le statistiche. Perché? Poi quant'è che fa? Cazzo, 57 lo potrei utilizzare per aprirci la cripta in realtà. Ok. Dovrebbe esserci per Switch, sì. Le altre due caratteristiche non devo superare i 20 per entrambi i piatti. Ah, hai ragione. Però per... questo per quanto riguarda aprire la cripta. Ma io adesso questo l'ho fatto per il ristorante? O anche il ristorante c'è quel limite lì, non c'è più. Questi li ho fatti per il ristorante. No, 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 la cripta ancora no. Però anche voi, cioè, capite giusto, per favore. Eccomi qui. Boh.
Questo? Me lo tengo. Ah, posso me lo posso riprendere indietro? Oh, ho capito. Buono. Non ho preso il frutto del cazzo. Olè. Olè. Vado a prenderlo e glielo consegno. Ah, c'è per Switch. La tua non è una domanda, scusa. È vero, Q, è vero. C'è già di nuovo? Il piatto mancano di spirito per il nostro palato. Ma no. Ah, però questo è di ieri. Ok, adesso vediamo. L'albero. Mamma mia, che brutto. Niente? Ok. Secondo voi posso toglierla questa? Latte, buono. Devo fargli da mangiare. Perché mi cambia menù? La facciamo? Ok. Ok. Ma se prendo un'altra mucca? E adesso non mi ricordo cosa serviva. Vediamo se riusciamo. Al martello, giusto? Col martello posso togliere quella roba lì. Allora, per avere un'altra mucca... In realtà mi serve una patasma e tre mangime per mucche. È abbastanza semplice. Mangime per mucche. Due pomodori e tre due carote. E ho pochi pomodori, questo è un problema. Carote sono pieno. Neanche tanto. No, effettivamente no. Buona giornata, C. Ok. Altro. Certo, Aranos, certo. Ne ho fatti solo tre. E cosa faccio? Spono un'altra mucca con il rischio che mi muoia di fame? Da mangiare a questa e poi le spono. Fai un altro orticello. Perché? Cioè, per cosa? Come cibaria? Boh. Per aumentarli, dici? Sì, avrebbe senso. Le carote sono arrivate qua al limite, vedo. Cazzo tutte. Devo far semi di carota. Cosa sto aspettando adesso? Che venga giù quello. Ma sì, proviamo a cucinare un po' di pesce. Ce lo mangiamo e vediamo che mi dice. Per vendere aumenta gli ingredienti, ma hai ragione, infatti. Ok. Mi ha detto anche uno di qua. Niente, c'ho il weekend in testa. Pi 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 biri pi 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 biri pi pi piri pi pi piri pi nel cu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le carote meglio di no.
Una, due. No, le patate ne ho. Ne ho un botto. Aspetta. Allora, le carote. Una, due, tre. Le patate ne ho tre. E una, due, tre. Se sa mai, che ne facciamo due. No. No, sono pieno di patate. Carote, riesco a farne ancora. Me ne manca una. Ottimo. E i pomodori, siamo a carità di pomodori. Non abbiamo pomodori. Che palle, me l'ero appena levato dopo sei mesi. E mi rimane. Nel cu. Che poi non è neanche così tutta sta gran canzone che dici che storia da UFO. Allora Mandragora. Pofete. Poi carote. Una. E una, due. Poi patate. No, per il riso che è già qua. Riso. Patate. E patate. Con in mezzo manzotin. Perfetto, mi servirebbe un altro risotto. Spende patate, cazzo. No. Cuciniamo qualcosa a base di patate. Che dobbiamo fare? So pieno. Patate e pomi. Proviamo col pesce. Il rombo. Avete mai mangiato il rombo? Che buono. What does mean allora mean please? No. Oh, it's difficult to explain allora. Allora it's Come si traduce? Allora. It's then, but we use in a different way. Oh yes, è so. Però noi diciamo allora. We use also to hurry people. L'ordine è stato preso in carico. È difficile perché allora lo uso anche per dare fretta. Però so dovrebbe essere forse la cosa più corretta. Che bravi, siete tutti inglesisti, vi voglio bene. Allora, tra l'altro, pomodoro mi richiede. Dai, andiamo di pomodoro. Volevo fare un po' di sinergie. Vediamo che succede. Pomodoro, patata. E poi a caso, perché poi dopo ci voglio infilare il pesce, quindi non è che abbia molto senso. Pertanto, finché non lo mettiamo, il pesce non lo sappiamo perché va mangiato questo qua. Sbloccato la sinergia per la mandragora, ma non per il pesce, tra l'altro. È un po' strano. Cazzi in culo. Oh, buono, guarda, doppio fungo.
Perché quando mangia fa rumore di uno che mangia solo sedano? Perché è tutto crudo in realtà, Gabriel. È un casino, è tutto crudo ogni volta. E quindi tu ti trovi qui in questa situazione anche un po' disdicevole, dove sei un cuoco ma è tutto crudo. Cazzi in culo. E va bene. Pomidoro. Però solo uno ne potevo fare. Mannaggia a me che ho cucinato l'altro perché sono un cretino. Quanto lontano l'ho presa da sta roba. Vuoi sapere che script c'è dietro dare il nome ai piatti? Secondo me parte con il primo ingrediente che metti e poi dopo resti, i resti fanno da contorni. Cosa mi serviva? Ah, giusto, giusto. Mi serviva pomodoro. Ho due carote. Però me ne servono tre. Ok, no, facciamo dopo. Che faccia queste cose? Ah, qua è rimasta una, mannaggia. Quindi questo qui si sfascia appena lo tolgo. Ok. Dobbiamo parlare anche con Gesù? Non lo so se dobbiamo parlare con Gesù. Hai sentito altre schede fritte da New World? 2070 per MSI e ho terrore di giocarci. Guarda, secondo me il terrore di giocare a New World dovrebbe derivare dal fatto che chiunque lo abbia giocato per più di un mese l'ha droppato. Quindi... ah, che ora è? Cazzo, sono già le 7 di sera. Bel tempo, si spera. Ok, allora torno a casa. Sono venuto qui per il cazzo. Grazie Kenobit per il raid! Buongiorno! Com'è andata la vostra live? Vi siete divertiti? Invece, ah, dici che è la proteina che dà... che dà il nome. Può essere. New World è stato un gran flop, sì sì. Io devo essere sincero, sono stato fortunato perché mi sono cagato il cazzo molto prima. Molto prima degli altri. Praticamente subito, il day 2. Abbiamo giocato Earthbound! Oh! Ma sai che abbiamo in chat un sacco di international che amano Earthbound. Un sacco, due. Soprattutto Tofu. Tofu love Earthbound. Aspetta, allora, mi ha dato il prestigio, bene, e sono sempre pieno di pomi. Che coglione. Allora, il mio piatto. Comunque, che non sei fame, non guardare questa live perché è terribile. Zero. Perfetto. E non ho imparato un cazzo. Ottimo. È stato utile. E alla fine che fanno tutti in MMO, dopo un anno al massimo muoiono. Questo non è vero, perché guarda World of Warcraft ad esempio. Tantissimi MMO riescono a sopravvivere. Dipende da chi ci lavora, da come è fatto. Il problema in questo caso era che... non c'era contenuto di endgame. Che è grave, per un MMO. Final Fantasy XIV, super amato, super apprezzato. Va fortissimo, tra l'altro, Final Fantasy. Lo so, perché mi hanno proposto più volte di farci il placement, io ho detto no. Voi? No. Ma è bello, lo so, però no. All'inizio sembrava veramente bello, guarda. Adesso non... Orca miseria. Vabbè, lo tengo per dopo l'altro coso. Non voglio fare il profumato. Perché al 100% sono io la persona sbagliata. New World è stato presentato come un gioco della Madonna.
nel momento in cui ci ho messo le mani sopra, io ce l'avevo quel sentore lì che, insomma, grazie a Federt per i 7 mesi. Ve lo ricordate? L'ho detto, detto. Sì. Però era anche un mio gusto. Ah, sì, mi ricordo. Non so se vi ricordate il day one. Dancing, grazie per i 17 mesi. Ok. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Come MMO gioco a Star Citizen. Insomma, dire gioco a Star Citizen mi sembra anche un po' eccessivo. Giocherai un giorno quando ci sarà qualcosa da... No, ma al di là della coda, cioè proprio come gameplay, il gioco non era... Non è brutto, però dici, sì, vabbè, sti cazzi. Abbiamo finito anche le carote qua, ok. Ho semi di carota? No. Non ne faccio uno. Sì, Star Citizen è una bellissima idea. Vediamo quando ci sarà effettivamente il gioco vero e proprio. Per ora, oh, bello. Vediamo, ecco. Cioè, io capisco quelli presi bene da Star Citizen. Però con calma, ragazzi, perché... C'è troppo... da prendersi bene per qualcosa che magari non arriverà mai, ed è quello il problema. Star zitti zen. I want to believe. Per carità di Dio, non sono io che ti voglio rovinare l'esperienza, però senti a me, quante altre volte c'è stato un hype gigantesco per un gioco che è stato in accesso anticipato per una vita, che poi dopo è rimasto una chiavica. Effettivamente non succede spesso, però vorrei ricordarvi che questo è l'anno di Days. Eccoci qui. Ce l'ho. Cos'è, in gelatinato? Che schifo. Ah, perfetto. Ogni giorno è l'anno di Days. Io sto seguendo lo sviluppo di Star Citizen e non ho belle notizie. Perfetto, gli sviluppatori hanno tolto il roadmap generale dal sito perché i fan si infuriavano se le date e le aspettative non venivano rispettate. Ma è normale! È normale! Allora, Star Citizen come funziona? Per chi non lo conoscesse, è un titolo che funziona grazie a Kickstarter. Se non erro, è partito con Kickstarter, adesso non so se sia ancora lì. Quindi la gente paga per avere del contenuto in-game quando arriverà. È un po' come le NFT. Adesso stanno facendo la stessa cosa con le NFT. Tu paghi e avrai un appezzamento di terra nel prossimo gioco di Molyneux. Pensa che idea geniale. Tu paghi per avere forse un'astronave prima o poi, gigantesca, bellissima. E paghi bei soldi, anche. E loro mettono la roadmap. Il problema è che l'intero progetto è gestito da una persona che si sente un po' Steve Jobs di sto cazzo. E quindi non passa giorno in cui non dica: butta via tutto, rifacciamo più grande, di più, più bello, Star City. Quindi prendono tutto, cancellano e ricominciano. Ed è così da diversi anni ormai. Moltissima gente, presa bene da Star Citizen, lo ha scoperto adesso. Cioè, da quant'è che è iniziato quel cazzo di progetto? E quante volte è stato fatto un tabula rasa per ricominciare? Ha superato i 300 milioni di budget, ragazzi, e ancora non è uscito. Ha mai scritto tu, Ricky?
La preproduzione del gioco è iniziata nel 2010. Sebbene il titolo sia stato annunciato nel 2012 tramite crowdfunding, ok, che ha ottenuto un grande successo, raccogliendo oltre 2 milioni di dollari. Rilasciato il gioco che inizialmente era previsto per il 2014. Cioè, oh, a 400 milioni di budget. Sono 10 anni. È uno schema Ponzi. Tantissimo. Tantissimo. Poi quello che c'è è molto promettente, molto figo. Ma quando esce? Sì, mo, ero convinto di averla già condivisa ed ero convinto che tu l'avessi già letta. E invece, chissà quante altre cose sono convinto, ma in realtà non sono vere. Tipo che Star Citizen prima o poi uscirà. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. Boh. L'attesa del gioco è la stessa, il gioco stesso. Però intanto macinano soldi, Star City esce con Silsong. Va bene. Ha. Due volte che i due governi si sono attivati troppo, abbiamo avuto una guerra devastante. Ok. Star Citizen esce con GTA 6. Vabbè, ma GTA 6 è voluto che non sia. Non sia così di uscita a breve, eh. Normale. Sì. Va bene. Pasta di riso, buona. Mi ha dato anche l'elmo da soldato, molto bene. E devo provare la ricetta di questo. Richiede livello 19. Bene. Altra roba da fare? Hardry vede la sua gente. Chi? No, allora, Skull and Bones però è una cosa diversa. Skull and Bones è, stava per uscire. L'ho provato. Il gioco c'era. Lo so, ci ho giocato. Il gioco era pronto ad uscire l'anno dopo. Ok? Ve lo dico tranquillamente. Quando ho provato io Skull and Bones, erano pronti a lanciarlo sul mercato l'anno dopo. Il problema di Skull and Bones è che non è un gioco che tu potevi pubblicare. E l'hanno stoppato per aggiungere effettivamente roba, perché erano solo battaglie navali, belle che mai, ma solo battaglie navali. Poi queste sono, da qui in poi sono tutte supposizioni mie. Da lì in poi, secondo me, Ubisoft ha iniziato a vedere il fioccare di free to play e voleva buttare fuori il gioco delle palle. Il gioco delle palle ha avuto altri problemi e lo hanno tolto. Ma nel frattempo volevano creare anche Skull and Bones free to play. Secondo me gli è passato per la mente anche quel discorso lì. Ma non volevano che i due progetti si pestassero i piedi a vicenda. Ok. Ok. Posso dargli da mangiare il vigore a sti bimbi? Cosa? E adesso chissà com'è Skull & Bones. Io spero che abbiano effettivamente fatto Black Flag 2. Quello meritava di essere Skull & Bones. Io mi auguro
che con il terzo tabula rasa, perché ne ha avuti due se non erro, uno sicuro, forse due, si sia arrivati a decidere di... Parlavo di un Sea of Thieves non cartoon, esattamente, esattamente, una roba del genere. Merita di esserlo. Poi ottieni un gettone speciale. Questo non so come si fa. Scrabba potrebbe tornarti utile in futuro. Andiamo a parlare con Scrabba. Ti era piaciuto quello che ho provato? Tantissimo. C'è un video. Vallo a recuperare. Ho fatto il video su YouTube. Mi sono molto divertito perché era battaglia navale online. Cioè, il gioco era divertente, però era molto fine a se stesso. È un gioco che ti diverti per due ore, poi basta. Serve altro da fare. Ok. Sarei la benvenuta. Passare da te non penso proprio. Perfetto. Ah, intervi al ristorante. Sì. Tu sei solo snack e noi non siamo in competizione. Va bene. Ci sfideremo in una battaglia culinaria. Dai, eh! Bella ambigua. Va bene. Duella. Oddio, ma io non so se c'ho ingredienti in tasca. Questa è la prossima conferenza di rilevante, vista la scomparsa del 3. Le 3 l'anno prossimo. Grazie Gattobello per i 16 mesi. Oddio, al giudice che cazzo piace? Latte. L'E3 non è stato cancellato, ragazzi. Non c'è quest'anno. Boh. L'anno prossimo c'è. Cioè, quest'anno ci sarà il coso, quello di Jeff. Però l'anno prossimo torna l'E3, eh. Cazzo, sembra buona quella roba lì. Non è stato riconfermato? Sì, hanno detto che c'è l'anno prossimo, ci sarà le 3. 21, ostia. Non ci arrivo io a quei numeri lì. 80. Poi purtroppo è stato un anno sbagliato dove saltarlo, secondo me. Però, oh. Ai. Ha vinto lei. Segu, grazie per i 3 mesi. Perché è stato cancellato? Perché era inutile spendere dei soldi per fare una conferenza online. Ah, sì, mi ricordo. Probabilmente, come fiera, non potevano ospitare tutte quelle persone per via del Covid. Ma... guardate qua. Farlo online era assolutamente stupido. Perché un'azienda perché dovrebbe spendere dei soldi per mettere i suoi prodotti in vista alle 3 quando basterebbe tranquillamente fare una live per i cazzi suoi? Nel 2020? Sì che c'è stato. Scusa, non c'è stato online le 3? Nel 2020? Poi vabbè, c'era il Summer Game Fest e mi volevo suicidare. I Summer Game Fest è stata una roba
terrificante. Il Summer Game Fest, il primo anno, che mi pare fosse sempre 2020, è stata Geoffrey che voleva fare le live per i cazzi suoi. Era lui che raccontava i cazzi. Bellissimo, si è divertito lui come un pazzo. Io me la ricordo la live di un'ora, dove era lì con sto cazzo di pad di Play 5 in mano, che se lo guardava e rimirava e giocava senza farci vedere un cazzo. Cioè, è stato devastante. Poi dopo hanno aggiustato il tiro, fortunatamente, gli ha detto, ascolta, Geoff, magari no. Magari non è il caso, dai, fai il favore. Fammi sto favore da amico proprio. E qui è sparito un pomodoro. Smettila. No, roba da presentare c'era, è uscito comunque qualcosina, perché alcune cose erano comunque addirittura d'arrivo. Esattamente, con il Direct, lo State of Play e un ID Xbox, per il resto sei tranquillo. Ok. Allora, sono pieno di patate. E cosa sono? Carote quelle? Semi di carota, ce li ho? Ho un naso che mi si sta sigillando del tutto proprio. Sto morendo stamattina. È uscito Steve che voleva la conferenza Valve. Copertina per i vari giochi solo PC. C'è Gabriel, c'è. La conferenza PC è apposta lì. Lascia perdere che è terribile, però c'è. Ho sbagliato. Sono un coglione, ho sbagliato. Vabbè, per non sprecare metto il seme di patata di qua. Dai. Sapevo che sarebbe successo prima o poi. Perfetto. Sbagliato. Fisiologicamente tutte le conferenze sono dedicate ai giochi PC, non solo ai PC specializzati. Ho capito, però ci sono un sacco di giochi che sono solo su PC e non hanno lo stesso rilievo. Dai, riprovo questa sfida e chiudo. Vado a respirare. Forse. È partita la mia cotoletta? Pi 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 biri pi 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 biri pi pi piri pi pi piri pi. No. Perché c'ho in testa sta canzone? Io lo voglio sapere. Era per caso in una qualche pubblicità su Twitch? O in una qualche telefonata che ho fatto? Da te. No, c'hanno Aretha Franklin, quelli della Vodafone. Non ho preso salse, vabbè. Dove è andata? Ah, è chiuso. Ah sì, ce la faccio a batterla. Forse no. Non credo, non ho proteine. No, la TV non la guardo. Scusa, ho sbagliato cosa da guardare. Pensavo di dover muovere il pezzettino blu. Infatti mi sono confuso un botto. Buono questo. Buono questo, il set 1, buono.
ci metto l'erba e la montagna. Montagna, erba. Ok. Lei non c'è, scusami. Perché? È da un'altra parte? Perché l'ora del pomeriggio, l'ora di pranzo? Cosa mi sfugge? Conosco la canzone ma non il titolo. È The Weeknd, Blinded by the Light, mi pare. Che è anche un'altra canzone che fa Blinded by the Light. E poi fa di nuovo Blinded by the Light. È Blinding Lights. Niente, allora è un'altra roba. C'è troppo cazzo. C'è troppo cazzo. E non so. Sono le 2 del PM. Non volevo. No! Ti odio. La conosci solo tu. Mi pare strano, che una canzone come Blinded by the Light la conosca solo io, però ok. Niente, vado a casa allora, mi faccio un bagno e chiudo. È di The Weeknd? No, quella è Blinding Lights. A 4000 sub. Eh sì, non ci arriveremo mai. 4000 sub. Mi metto tutto in nudo e mi faccio il bagnetto. Manfred Mann, non mi ricordo. Mi ricordo l'album che è un orecchio. E c'è una bocca dentro il buco dell'orecchio che va. Che suona strano come gesto. Che c'è questo l'orecchio, poi dove che là. Manfred Mann, perfetto. No, è 7 pm ormai, si dorme. Studio un po'. E dormo. Beh, mi fermo. Oggi pranzo da solo! E che faccio? Registro un video? Dovrei scrivere, devo scrivere un video. È vero, devo scrivere un video. Ah, devo scrivere un video e portare fuori Sifettone. Portare fuori Sifettone mentre scrivo il video. Stasera... Stasera relax. Relax ed esagoni, esagoni rilassati stasera. Ah, si dorme alle 7 pm? No, era le 8 dopo. Che ristorante è che non fa servizio serale? Lo fa qualcun altro. Miki, signor Gattone, buon pranzo anche a lei, grazie mille. Va bene, ragazzuoli. Io pensavo che oggi fosse venerdì. Continuo a avere in testa domani è sabato. Il cazzo, domani è sabato, domani è venerdì. Ah, sì. Oh. E sabato devo chiamare per le altre visite. Per l'altra visita, 2 su 3. Dai, dai, ci siamo quasi. Porto fuori il video e scrivi Sifettone. Vabbè. Cad, grazie mille all'ultimo minuto per le 7 sub. Per arrotondare qualcosa? Era per arrotondare, grazie mille, Cad. Ringraziatelo tutti. Grazie. Stasera, appunto, relax, domani mattina questo e domani sera lino.
domani sera abbiamo Lino. Perché è stata una settimana terrificante. Riccardo, io continuo a tirare fuori giochi che finisco. Quello del ragno non lo porto avanti per il semplice fatto che sembrava molto lungo, ma me lo voglio giocare da solo, Webbed. Mi è piaciuto Riccardo, proprio un botto. Però, dopo ieri sera, mamma mia, il finale è stato terribile. Mi è piaciuto proprio tanto. Riccardo, non so, magari un mattino, non ho idea. Domani sera abbiamo Lino. Riccardo, dai una cospicua mancia, signore. Ma magari sabato mattina Sea of Thieves? Non lo so, adesso vediamo. Riccardo, dai una cospicua mancia, grazie, Neryl. Anche se non è uscito. Vi raido, quegli scappati di casa. Ma sono in 12 ore oggi? Ci sono i termini su 12 ore, vero? E vai, diciamo buona 12 ore, mentecatti! E ci vediamo stasera. Ciao.